Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo dei graffiti. Nel mondo una moda che è partita dagli Stati Uniti d'America ha poi infettato anche le nostre città e ha portato molti ragazzi a usare gli spray e a rovinare molte opere d'arte per fare i cosiddetti tag, le loro firme. Ad esempio, vedete qui, un pregevole lavoro di decorazione è stato rovinato in maniera indelebile da qualcuno che ha scritto appunto ciao. In molte città italiane si sta ponendo il problema di come riportare alla bellezza originale i muri e le opere d'arte delle nostre città. Vedremo insieme appunto una serie di interviste con i ragazzi del Righi che hanno fatto un corso specifico con la sovrintendenza e con alcuni esperti. L'Istituto Edile ha realizzato, grazie a un finanziamento della provincia, un percorso formativo di rimozione graffiti urbani. E a questo percorso hanno partecipato 12 lavoratori edili che hanno rimosso i graffiti su una parte del lato esterno dell'Istituto Righi, del Liceo Righi di Bologna, che dà su Via Foscolo. E, ci dispiaceva lasciare quest'opera incompiuta e abbiamo pensato di coinvolgere direttamente la scuola e direttamente gli studenti del Righi stesso. Coinvolgerli in che modo? Gli abbiamo proposto durante le vacanze estive di venire da noi a effettuare un percorso formativo di aula e di cantiere scuola per completare la rimozione dei graffiti sullo stesso muro. Le lezioni teoriche sono state tenute dalla soprintendenza nella persona della dottoressa Pomicetti e da un esperto di sicurezza della USL. Mentre la parte pratica, che si è svolta direttamente in cantiere, è stata tenuta da due restauratrici che fanno parte del consorzio CIRES con l'impresa Officine Arte e dall'impresa Leonardo. Mi sembra una cosa giusta ripulire i muri della nostra scuola che sono stati in qualche modo imbrattati da ragazzi o anche adulti senza alcun motivo, e quindi per abbellire la nostra scuola abbiamo deciso di partecipare a questo corso. E credo che siano forme d'arte soltanto fino ad un certo punto, nel senso che questo secondo me è rovinare un muro più che renderlo migliore, insomma, e quindi è bene pulire la città da questi scherzi, secondo me. Con le linee guida si pongono dei limiti a determinate tecniche non ritenute idonee e si pone l'accento invece sulla metodologia corretta e sui materiali da utilizzare. Un metodo che noi consigliamo vivamente, una volta effettuata la rimozione del vandalismo e la pulitura, è l'applicazione di un protettivo. La collaborazione col comune si è consolidata nel corso del tempo, è stato redatto anche un protocollo d'intesa col quale il comune si impegna a particolari condizioni di favore per i cantieri che verranno allestiti per la rimozione del vandalismo grafico, e la direzione regionale si è impegnata nelle autorizzazioni con un percorso semplificato di accertamento e di rilascio di permessi per i cantieri. Dai, questo lasciamolo! È arte!
un'iniziativa di questo tipo può veramente incidere sui giovani, la scuola sono i giovani, il nostro futuro, incidere sui giovani nel senso di avere il rispetto innanzitutto dei beni architettonici di cui l'Italia ne è priva, le scuole sono al primo posto, specialmente le scuole storiche come il nostro liceo Righi di Bologna, e la consapevolezza che loro debbano avere sul rispetto della società in generale, in particolare. Io sono veramente entusiasta che questi giovani, durante il loro periodo di vacanza, dopo aver finito la fatica dello studio, stanno risistemando tutto il nostro liceo, e l'entusiasmo con cui hanno appreso, seguito da un corso di formazione, ne dà merito che i giovani sono poi il nostro futuro e sono una parte bella della nostra società, insomma, ecco. Per il lavoro che dobbiamo svolgere, i miei compagni di classe iniziano da una prima fase che prevede l'applicazione di acqua per ammorbidire la superficie. Dopodiché si prosegue con l'applicazione di un gel, può essere di determinati tipi a seconda della superficie trattata e a seconda del colorante usato. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, armati di spazzole, possiamo iniziare a strofinare, a massaggiare la pietra, sino a che il gel non schiumi bene, in modo che con una spugna umida dopo riesca a fare semplice la rimozione del gel insieme al colorante, in modo da lasciare intatta la superficie originale. Questo lavoro rientra in un progetto di borsa lavoro ed è stato promosso a progetto di classe, perché è appunto molto sentito da noi. Ha una duplice valenza questo lavoro, sia dal punto di vista formativo che educativo, e oltre che ad aiutare la scuola ad acquistare un nuovo volto, quello pulito, possiamo dire che agisce alla radice facendo lavorare noi ragazzi, che si dice siamo i primi colpevoli di questo vandalismo grafico che colpisce la nostra città. Può esserci il ragazzo che vuole esprimersi in modo differente, che vuole farsi notare, applicare questa nuova arte che è il loro modo di esprimersi nei confronti di un pubblico che è la città intera. Altri invece può essere semplice mania di protagonismo, un modo anche piuttosto invadente di farsi notare. Mi ha stupito la risposta entusiasta di questi ragazzi, perché ne cercavamo 10, sono entrata in classe, ho illustrato il progetto e hanno alzato la mano in 20, per cui abbiamo riprogettato insieme all'IPLE il progetto, e per coinvolgere appunto questi 20 ragazzi che si alternano in 2 settimane. Credo che la finalità educativa sia eccezionale, perché i ragazzi intanto si confrontano con il mondo del lavoro e si abituano anche al rigore, alla puntualità che noi a scuola cerchiamo di insegnare ogni giorno, ma soprattutto riescono a capire la fatica proprio fisica che comporta rivalorizzare un ambiente, un edificio storico come il liceo Righi. Ci auguriamo di poter continuare ad occuparci di graffiti, di rimozione dei graffiti, sia coinvolgendo gli studenti, le scuole che sono molto interessati a questo tema, sia coinvolgendo le imprese, in quanto potrebbe essere un nuovo interessante ambito lavorativo in via di sviluppo.